Allora, prendiamo il macro. Che cos'è il macro? Beh, a voler essere precisi, il macro è tutto ciò che non è micro. Nel senso che non esiste il macro di per sé, nulla è macro di per sé. Ogni cosa è macro in riferimento a qualcos'altro, cioè in riferimento a tutto ciò che macro appunto non è e che viene appunto chiamato micro. Logico che io, ad esempio, rispetto ad un atomo, sono un oggetto macroscopico. Ma ad esempio rispetto alla Via Lattea io sono un microscopio. Se pensiamo all'universo, all'insieme di tutte le cose che esistono, esso può essere considerato sia un macroscopio che un puntino minuscolo microscopico, non essendoci alcunché con cui poter fare un paragone, lo possiamo considerare in entrambi i modi. Dopotutto è una definizione che a noi non cambia nulla, cioè per noi comunque è un macroscopio. Ora, una galassia come la Via Lattea è la componente microscopica del cosmo, per cui gli scienziati, quando vogliono studiare il cosmo, osservano appunto le galassie, mettendo insieme tutti i dati, ricavano informazioni riguardo all'universo. Esattamente come quando si osservano gli atomi e le cellule per studiare l'organismo umano. Al che uno si potrebbe anche chiedere, ma perché allora per conoscere le galassie non si studiano gli esseri umani? Vabbè, non ha molto senso effettivamente. Per conoscere le galassie si studiano le loro componenti, quindi le stelle, i pianeti. E per conoscere le stelle e i pianeti? E lì si studiano gli atomi. Per conoscere gli elementi naturali si studiano gli atomi. Per conoscere l'ambiente si studiano gli atomi. Ma anche per conoscere il funzionamento del pensiero si studiano gli atomi attraverso le neuroscienze, appunto. E sono tra l'altro studi altamente minuziosi, altamente sofisticati, dettagliati. E che cosa ci dicono questi studi? Beh, in riferimento al macro, poco e niente. Nel senso che sono andati sempre più giù, sempre più nel dettaglio, sempre più nel minuscolo, per dirci che alla fine hanno scoperto un sacco di cose sul microcosmo, ma non hanno ancora capito una ceppa del macrocosmo. Perché pare che tra micro e macro ci sia una sorta di divergenza di vedute ed è difficile metterli d'accordo. Uno dice una cosa, l'altro ne dice un'altra. Chi vai a credere te? Del micro non si può dubitare, anche perché è qualcosa di talmente piccolo che non ci possiamo sbagliare su una cosa così minuscola. Ma se anche poi fosse, se anche ci fossimo sbagliati, sarebbe appunto un errore minuscolo che inciderebbe in maniera minuscola, per cui possiamo anche fare finta di niente, dai. A questo punto è sul macro che dobbiamo lavorare, perché tu dirai, ah, ancora, sono 2500 anni che lavoriamo sul macro. Ma in effetti. Allora non ci resta che lavorare sulla relazione tra questi due bifolchi che praticamente ci hanno letteralmente messo in mezzo, a quanto pare, a nostra completa e totale insaputa. E dire che oh, abbiamo visto all'inizio ciò che fa differenza tra micro e macro, alla fine siamo noi. Siamo noi che ci osserviamo come macroscopici rispetto agli atomi e ci osserviamo come microscopici rispetto al cosmo. Il cosmo di per sé non è né micro né macro, anche perché siamo noi che studiamo gli atomi, siamo noi che percepiamo questa differenza fra micro e macro. Sono due posizioni, micro e macro, che creano una relazione al centro della quale ci siamo effettivamente noi. Non soltanto come
oggetti di riferimento, diciamo, per stabilire che cosa è micro e che cosa è macro, ma anche proprio come osservatori in grado di considerare qualche cosa di micro e qualche cosa di macro. Perché sicuramente un atomo non ha una considerazione di sé, esattamente come l'universo non ce l'ha. Per cui ecco, sì, forse dobbiamo effettivamente lavorare di più sulla relazione fra questi due elementi. Però si tratta anche di farlo in un certo modo, cioè di farlo con la consapevolezza di quello che si sta facendo, cioè di farlo accorgendosi che non stanno ponendo in relazione delle cose che esistono a prescindere. Cioè non si stanno semplicemente mettendo in relazione due elementi. Si sta proprio costruendo la relazione che li rende tali. Allora ecco, è su questo che occorre lavorare, su questo costruire che si fa continuamente, in maniera forse non troppo accorta, forse non così attenta, così precisa, minuziosa, dettagliata e sofisticata, come quando si vanno ad osservare gli atomi. Ma siccome poi qualunque osservazione precisissima degli atomi la si utilizza semplicemente andandola a porre in relazione con altri elementi, ecco che è fondamentale, direi, fondamentale andare a lavorare con precisione sul modo in cui si costruisce la relazione. Perché forse non è un metodo così lecito, diciamo. Forse c'è un po' di abusivismo intellettuale quando si vanno a costruire determinate considerazioni. La mia perplessità, del resto, è più che lecita. Quindi, da un lato, sono aperta a ricevere delucidazioni, precisazioni in merito da parte di chi le dispone. Dall'altro non mi avvalgo di certo del diritto di poterle stare qui ad aspettare per potermi darmi da fare personalmente in merito.